Gentili utenti di Assist Sportivo, ben trovati dal Palabasket Nando di Lio, dove è appena terminata la gara tra Olimpica e Invicta Brindisi, vinta dagli Ofantini 91-59. Siamo in compagnia del nuovo coach dell'Olimpica, Antonio Russo. Coach, benvenuto, complimenti per questa vittoria. Ecco, per lì è stata la prima gara, l'esordio, buona la prima. Che spogliatoio, che squadra ha trovato? Grazie, prima di tutto per il benvenuto. Mi fa piacere essere in questa città ad allenare, dove mi hanno dato la possibilità di farlo, perché io ero fermo da un anno, diciamo, mi serviva più che altro per rigenerare un po' la carica energetica, di voglia e di quant'altro. Comunque ho trovato una squadra, diciamo, che ha voglia di reagire, però nello stesso tempo l'ho trovata un po' spenta mentalmente e sembrava che avevano bisogno di stimoli maggiori, anche se per me già la classifica, che è un'ottima classifica, è già uno stimolo per fare bene. Riguardo la gara di stasera, diciamo che non abbiamo avuto grosse indicazioni, perché la squadra avversaria si è presentata con 35 minuti di zona di difesa statica, dove mi ha creato non poche difficoltà, perché attaccare 40 minuti, 35 minuti questa difesa qua, sfido chiunque a raggiungere quel risultato di 91 punti, più ne abbiamo fatti fare, se non sbaglio, una 57-58. Tutto qua. Abbiamo visto appunto una buona pallacanestro, quella espressa oggi dall'Olimpica, una buona circolazione palla, una difesa solida e poi degli attacchi veloci. Saranno questi un po' il marchio di fabbrica della nuova Olimpica di coach Russo? Sì, diciamo che in questa settimana abbiamo lavorato soprattutto nell'approccio difensivo, più che altro, perché guardare solamente in attacco non basta. Perché se tu non difendi, se non recuperi i palloni, non riesci ad avere una buona situazione di transizione, di contropiede, dove la palla cresce. A me personalmente piace. Poi, siccome ci sono degli elementi, mi impongono questo tipo di pallacanestro, ben venga, perché a me piace tantissimo. Siamo con il presidente dell'Olimpica, Rosario Saracino. Presidente, due punti importanti contro una diretta concorrente per i playoff, Brindisi, 91 punti in una settimana particolare dopo l'esonero di Marra. La partita era importante perché, come ben sapete, in quattro squadre ci sono, credo, 8-9 squadre, e quindi ora diventa veramente importante. Perdere due partite vuol dire essere definitivamente fuori dai playoff, vincerne due vuol dire piazzarsi nei primi 8 posti, quindi ogni partita diventa importantissima. Questa ancora di più perché incontravamo, credo, l'ultima del treno delle 10 squadre che ambiscono ai playoff, quindi per noi era molto importante dare una risposta dopo una settimana abbastanza travagliata. Dopo questa gara di Brindisi cominceranno comunque un filotto di gare difficile contro squadre tutte in corsa per i playoff, a cominciare dalla prossima contro Foggia. Ecco, arriva pronta l'Olimpica, adesso il nuovo coach avrà modo di lavorare. Come ci arriva l'Olimpica a questo filotto di gare difficili? Con la testa siamo, credo, abbastanza sereni, abbastanza bene. È chiaro che le prossime 4-5 partite definiranno in maniera conclusiva la nostra storia in questo campionato. Incontreremo in fila le 4-5 squadre che competono con noi per i posti almeno dal terzo all'ottavo. Ci siamo anche noi, ci sono le squadre, ma ci siamo anche noi. Noi sicuramente andremo a cercare di fare la nostra partita. Ecco, questo cambio in panchina in qualche modo ha rasserenato le teste di alcuni giocatori. Io mi spiace per Antonio Marra, io lo ringrazio per il lavoro che ha fatto, però il clima in un gruppo, quando sono sport di squadra, prima la prima cosa, lo spogliatoio, l'area dello spogliatoio è la prima cosa. Se manca quella è inutile partire. Ecco, onde evitare altre eventuali defezioni, insomma, abbiamo fatto questa scelta perché il clima dello spogliatoio, insomma, senza entrare nei dettagli, non era idilliaco, allora abbiamo scelto così, insomma, con un po' di difficoltà, però insomma cerchiamo di proteggere questo gruppo, questo investimento, perché insomma i sacrifici che stiamo facendo, da me il primo, sono veramente tantissimi. Quindi si spera che almeno la tranquillità dello spogliatoio l'abbiamo riottenuta, e così per andarci a giocare le carte con le nostre dirette concorrenti. Siamo con Milo Bacchini. Milo, innanzitutto complimenti per la vittoria, arrivata questa seconda vittoria dopo Lecce in una settimana particolare dove c'è stato l'esonero di coach Marra. Ecco, che cosa è cambiato da Antonio Marra ad Antonio Russo? Beh, è stata sinceramente una settimana, penso, difficile per tutti.
Per Antonio Marra, che è stato esonerato, comunque la società ha preso questa decisione. Per il nuovo allenatore, che comunque si è trovato ad avere la disponibilità di due allenamenti per preparare una partita. E per noi comunque, che abbiamo quasi stravolto il nostro modo di giocare. È stata una settimana difficile per tutti, infatti secondo me oggi la vittoria è stata il giusto premio per la squadra, per il periodo che comunque stava passando e per appunto la settimana da cui veniamo. Questo è il premio, tutti oggi hanno giocato forte perché comunque bisognava vincere e la vittoria è arrivata. A livello personale ti abbiamo visto un po' a tutto campo, in difesa, in attacco, hai messo a segno delle triple. Ecco, con questi nuovi moduli di coach Russo credi di poterti esprimere al meglio? Beh, in difesa, come sono convinto che sia, è una questione tua. Se non ce l'hai tu, la difesa, non c'è un modulo per difendere bene, anche perché poi si tratta comunque di stare piegato sulle gambe e non far segnare il tuo uomo. In attacco oggi ho tirato sempre libero, quindi poi la palla è entrata, oggi è andata bene perché comunque la palla entrava, però ho tirato sempre libero. Questo è stato il leitmotiv un po' di tutta la partita, ma un po' di tutti quanti, perché comunque abbiamo fatto 91 punti e 91 punti tirando pochissime volte, forzando pochissimi tiri. I tiri che abbiamo preso erano tiri comunque puliti, con spazio a disposizione per prendere la mira, diciamo. È stata una bella partita, poi soprattutto abbiamo risposto secondo me bene agli stimoli nuovi del nuovo coach.